Stop con il petto, controllato il pallone, l'hai aggiustato con il destro e poi neanche Super Pomini lì poteva arrivare. No, c'è stata anche una piccola divisione. Ma non lo dire, dai. No, infatti, non è problema quello, ma al di là il del gol. Sì. Per precisazione. Ma al di là di quello non è importante il gol, oggi era importante tornare alla vittoria e dare un segnale. Penso ci siamo riusciti in un momento delicato. Una vittoria importante per la classifica, per il morale, per lo spogliatoio. Nel momento più difficile, nella serata più difficile, quando nel primo tempo avete rischiato di subire anche il terzo e il quarto gol, siete riusciti a tenere botta e nella ripresa c'è stata questa grande reazione emotiva e nervosa. Penso sia stata la forza di sta squadra nelle prime partite, tenere botta. Ultimamente forse l'avevamo un po' perso questa cosa qua, l'abbiamo ritrovata oggi, dopo che abbiamo tenuto botta abbiamo trovato anche il pareggio e la vittoria, e penso che se oggi doveva esserci una vittoria forse in questo modo è stato ancora più bello e l'ha reso ancora più grande questa vittoria. Tu hai tanta esperienza, Ledian, mi aiuti, ci aiuti un po' a capire perché questo Pescara a doppia faccia, il primo tempo di Lecce, il primo tempo di oggi e poi cosa è cambiato per rivedere un Pescara così bello nel giro di pochi minuti? Ma questo è un campionato strano anche per le altre, a parte mo sopra ci sta Lecce e il Brescia, però anche le altre hanno le loro difficoltà, bisogna dirlo. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà, ora dobbiamo cercare di guardare avanti, guardare già ad Ascoli che abbiamo un'altra partita difficile come questa di oggi. È indubbio, Ledian, però, che questa vittoria ottenuta in questo modo vi permette di andare a giocare domenica al Del Duca con il morale alto. Magari poi queste qua sono anche le partite, quelle che ti danno la scintilla e andare a affrontare la partita ad Ascoli in maniera diversa. Quindi per quello ci voleva, a volte si dice che queste partite valgono doppio anche per quello, non per i punti ma anche per quello. Primo di una lunga serie di gol quest'anno? Speriamo, ma credimi, quest'anno non è importante fare magari i gol, mi piacerebbe di più ottenere qualcosa di importante. Grazie. Vi hanno una grande esultanza alla fine con i tifosi sotto la curva, avete cantato, avete gioito tutti insieme, questi tifosi, questi 6-7 mila dell'Adriatico che sono sempre presenti nelle partite casalinghe, anche questa sera hanno rappresentato il 12° uomo in campo. Ma guarda, l'ho detto anche prima, quest'anno si è instaurato un rapporto secondo me speciale con i tifosi, ancora più bello rispetto a 3 anni fa quando abbiamo ottenuto la promozione. Quest'anno si vede che c'è una cosa diversa, forse perché magari anche se c'è meno gente, però secondo me si è instaurato un rapporto bello, che secondo me ci potrà far la differenza.